Bella ragazzi, Pilone, bentornati, eccoci qui oggi con questo nuovo video. Siamo qui oggi, finalmente, con il primo pack opening di FIFA 17. Oggi non ci sarà a quest'ora il The Journey, lo sposterò alle 18, quindi oggi doppio video. Ieri, se non sbaglio, altro doppio video. Che cosa sta succedendo in questo mondo incredibile? Comunque oggi pack opening, perché voglio iniziare alla grande. Dobbiamo sbustare un pochettino per farci anche la squadra, trovare i primi giocatori, fare un po' di crediti per poi preparare le varie serie che arriveranno in futuro. Speriamo bene. Oggi andrò avanti finché non trovo una bestia. Dobbiamo trovare per forza qualcosa di veramente figo. E mi raccomando, un bel mi piace per incominciare al meglio questa stagione di pack opening. Non ce ne saranno tanti, come sapete, perché non ne faccio con regolarità. Ma quando ci saranno i momenti giusti sarò pronto per sculare anche quest'anno come è stato l'anno scorso, incredibilmente. Quindi partiamo subito, signori miei, con il primo pacchetto ufficiale. Nuove animazioni, lo sapete tutti quanti, le avete già tutte viste. E il primo è Lester Morgan, Wes Morgan, insomma Morgan. Andiamo via veloce, peccato che sono i pacchettini da 7500, sarà una fatica incredibile trovare qualcuno di buono. Infatti finché troviamo Zuru Tuzza, io li scarto per farmi crediti. Anche se quest'anno, tenendo giocatori nel club, si possono fare le sfide rosa che vi danno altri pacchetti, altri premi. Però al momento l'importante è farci prima un po' di crediti all'inizio. Attenzione, attenzione, non dirmelo. Porca puttana, ho infartuato Royce. Va bene, Shurle, va bene, sei simpatico. Con i pacchettini da 7500 facciamo notte probabilmente qua, raga. Pelé in a pack, incredibile, eh. Dai, dai, sculami. Madonna mia, Perotti, porco cane, argentino, oro raro, avevo visto cose. Benatia, Benatia. Iniziamo a farci una serie A, mi sa, di sto pass. Cioè, ovviamente, squadra che userò io per giocare per i cazzi miei, non serve per le serie, perché poi per quelle faremo regole, faremo cose diverse. Chi è Coziello? Avrà 2 anni e mezzo questo. Però è un bel giocatore, eh. Lo tengo. Abate! Sì, così! Vi giuro, raga, conto di star qua 56 ore, finché non mi esce uno dietro dalla carta e mi esulta in faccia, io sto qua. Porca puttana. Gigi! Ne, Gigi, sì. Mirante. Attenzione, Pedro, no? Nolito, not bad Nolito. Palacio, Palacio, poteva essere Icardi. Poteva essere Godin, no, eh? Oro raro. Mandzukic, Mandzukic. Ok, un altro attaccante italiano, buoni valori, dai. Schweinsteiger, Schweinsteiger, 83, cazzo, l'han depotenziato, un tempo era più forte, porca merda. Dammene uno buono, Gozze. Gozze, lentamente si sta risvegliando qualcosa. Voglio un top player che mi esca da dietro quella carta di merda. No, 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 no. Pacchetti da 7500 non li aprivo da 2 anni. Non mi ricordavo che facessero così schifo con dentro 3 cose e basta. Mi sto spegnendo il televisore. Dai. Oh, sì, sì. Sì, regà. Sì, regà, Modric. Sì. Sì, Modric, con quella maglia di merda che ho nel club. Cos'è sta maglia inutile? Modric 89. Sì, cazzo. Anche i vicini l'hanno sentita questa. Proprio sentito proprio la porta che si apriva. Cazzo, guardalo lì, fierissimo. Fiero, fierissimo, cazzo. Madonna, Modric 89. 90, 70, 80, 90.000 di Modric più o meno. Oh, finalmente abbiamo trovato un cazzo di pacchetto speciale di quest'anno. Dopo una depressione iniziale e mo torniamo coi pacchetti oro non rari. Vabbè. Ti tengo soltanto per i capelli, zio, tutta la vita, però insomma. Evra per la Serie A ci serve. Abate ancora. Ce l'ho già. Danielone De Rossi. Ci serviva per la squadra italiana, ma non me ne frega un cazzo. È un'impresa trovare giocatori forti, raga, perché in sti pacchetti di merda all'inizio che hanno i rubinetti chiusi dei giocatori, che è difficile trovare giocatori rari. È un'impresa trovare giocatori forti. Dovrei sculare anch'io alla Joker maniera. Però no. Bolasi? No. Sì, Bolasi. È andato all'Everton, non è più al Crystal Palace. Il nostro primo 5 star skiller, cazzo. Dimmi che ce l'hai ancora le skill. E te credo, Bolasi. Dai, El Shaarawy. Sì, El Shaarawy, raga. Sì, perché quest'anno l'ha messo 5 stelle di skill. E il Shaarawy, lo skiller italiano. No, Koulibaly lo teniamo, raga. Jonas, rip, mi spiace, non costa ancora un cazzo. Dai, raga, vi prego. Oggi no, oggi non siamo in forma. Ho la sfiga proprio attaccata qua, come un gufo. Un'ora che apro pacchetti e ho trovato Modric.
E sti oro non rari che veramente, madonna, se potessi tirare un pugno. Sì, va bene. Va bene, Valbuena. Bellissimo. Oh, orco cane Varan. Varan, not bad Varan. Oh, sopra l'85, raga, soltanto uno l'abbiamo trovato, eh. Oh, Candrevuccio. Tutti 80, raga. Porco cane. Buono Candreva, cazzo. Va bene. Per la mia squadra di merda che mi sto facendo va benissimo. McGiddy, 5-star skiller. Uno in più, anche se dove cazzo è finito a giocare quest'uomo. Basta raga, per oggi io non apro più niente. Per voi non cambia niente. Tra 5 secondi ci si vede nel mio domani. Sperando di essere più fortunato, perché per oggi per voi non è cambiato nulla, se non 5 secondi di differenza. Però ieri ero veramente in un livello di frustrazione incredibile a un certo punto. Quindi oggi ripartiamo e vediamo che l'inizio non è... Perché un top player al giorno toglie, ecco, l'oro non raro di torno. Vado a chiudere la finestra che se urlo per sbaglio. Dai regà, dai che oggi siamo più carichi. Da Roma, Strotman, va bene, per la nostra squadretta incredibile va più che bene. A fine video vi faccio vedere la serie A che abbiamo trovato coi pacchetti, più tutti i top player che abbiamo trovato. Però basta oro non rari, grazie, neanche oggi, partiamo bene. Eccola lì, la falsa Portogallo esterno. Cazzo sti giocatori di merda. Forza e coraggio. Dai Eden, portami fortuna. Ma chi è? Azare, ma che sono sui nuovi giocatori? Non li ho mai sentiti. Dai, incito la copertina. Attenzione, cocone. Gomez di merda. Non costa un cazzo, non costa assolutamente nulla. Devo riuscire a non incazzarmi prima di trovare un giocatore forte. Devo riuscire a resistere. Kishna, sì. Un altro skiller. Che per noi valgono tanto. Dai, Eze, mannaggia mia. Non faccio più pacco per infine ai toti. Veramente, ti prego. Ehi, Jovetic. Vabbè, oh. Dai, uno me l'ha dato ieri, uno oggi. E sono una persona contenta. E mi ascolta con un bel pacchetto oro non raro. Olè alla destra. Lucas, molto buono Lucas. Questo corre come un treno. 30.000 Walcott. Non è vero. Che emozione. Gli infarti di vedere Ramos. Però poi capisci che se non partono i fulmini, le saette, non può essere Ramos, vero? Kyle è buono, siamo contenti a trovare giocatori buonini, Pacchetti da 7.500, non apriteli, cioè, proprio, non fatelo, vi fate del male interiore. Come un pirla sto continuando perché vorrei trovare qualcuno di più figo per il video. Perché è più bello magari che nel video ci sia un altro top player. Ma tra poco mi arrendo malamente perché continuano a uscire queste cose qua. Basta, cioè, basta. 2000 years later. Basta raga, no basta. 2 giorni, ci ho messo tutto il mio impegno. A sto giro non so da fare. Allora raga, tutto sommato non abbiamo trovato bruttissime cose, contando che i pacchetti erano piccolissimi e che è all'inizio, quindi non si trova facilmente tante robe. Abbiamo fatto questa bella squadretta, il Sharawi, Mandzukic che andreva davanti, Strotman, De Rossi al centro, Benatia, Koulibaly, Abate, Evra. In panchina abbiamo anche questi giocatori, abbiamo anche Kishna, però a 5 stelle come il Sharawi, quindi non ne vale la pena. Nei trasferimenti abbiamo tutti quelli che ho messo qua, che tra poco mi metto a vendere, così facciamo un po' di crediti. Sagna, Walcott, Lucas, Weinsteiger, Modric, signori. Modric, il nostro top player di oggi, 89, costa un 100.000, quindi molto molto bene. Carvajal, Schürrle, Götze, Varane e Nolito. Tutto sommato dei buoni giocatori per essere all'inizio. Ovviamente non potevamo aspettarci chissà che cosa. Poi bisogna anche sapersi accontentare in certi momenti, ragazzi, perché sennò si va avanti e finisce in tragedia aprire pacchetti su FIFA, ve lo assicuro. Per il resto per oggi abbiamo finito. Spero che il video sia piaciuto. Ho riassunto 2 ore di pack opening, penso, in 10 minuti. Spero che si sia capito qualcosa, che è venuto abbastanza carino per voi. Ci vediamo stasera con un altro video del The Journey. Domani vorrei farvene avere 2, se riesco, però devo gestirmi bene le 10 ore di Early Access, perché tra poco stanno per finire. Devo stare attento, nel caso farò il possibile. Un mi piace mi raccomando ragazzi, raggiungiamo i 25.000 mi piace. Alla prossima, tra pochissimo direi. Qui da Ron è tutto, grazie a tutti quanti. Bella.